Oggi sempre più spesso sentiamo parlare di sostenibilità, sostenibilità ambientale, energetica, ma non solo. Con il nostro progetto miriamo appunto a una pesca più sostenibile, quindi allargando il mondo del settore ittico e quindi della risorsa a specie meno nobili. Parliamo dell'acciuga, parliamo delle sarde, parliamo della boga, parliamo del tombarello, quindi tutte quelle specie cosiddette povere o eccedentarie. Il Mar Mediterraneo è ricco di queste specie, e quindi a questa sua ricchezza abbiniamo anche una ricchezza culturale culinaria, nel senso che la nostra tradizione, specialmente siciliana, è molto legata a queste risorse. Basta ricordare la boga a Marsala, la cosiddetta boga di Nassa, o la spatola a Messina, piuttosto che il mascolino a Catania. E nella nostra zona di Trapani, lo zerro, la mignola, che noi peschiamo e apprezziamo di più nel momento in cui questa specie ittica ha le sue uova. Il progetto va per step. Uno degli step riguarda il mondo della scuola. Saremo presenti anche nelle scuole primarie per abituare i ragazzi delle scuole primarie a gustare il nostro pesce povero. Un altro passaggio importante del progetto riguarderà la piattaforma informatica. Noi saremo presenti sul web per coinvolgere il più possibile dei partner europei, perché uno degli obiettivi del nostro progetto è di poter canalizzare le nostre risorse ittiche e far interessare i buyer europei a un acquisto anche telematico del nostro prodotto. Pensiamo infatti di costruire sul progetto un'app dedicata appunto alla commercializzazione del nostro prodotto. Cosa che faremo sicuramente nei prossimi mesi a venire è che ci verrà coinvolti con lo studio Nouvelle di Salerno quale nostro partner nel progetto.